GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo. Bentrovati all'ascolto del GRS Week. In studio Elena Fiorani. Riconoscimento, diritti, uguaglianza, equità. Lo sport femminile chiede spazio anche attraverso il racconto giornalistico che se ne fa. La formazione dei giornalisti passa attraverso queste regole di buon senso e di buona informazione. Se ne è parlato a Roma questa settimana in un corso organizzato dall'Ordine dei giornalisti del Lazio, Agenzia Dire Donna e Giulia Giornaliste. Obiettivi: corretta rappresentazione attraverso il linguaggio, evitare di cadere negli stereotipi o nei titoli offensivi, adottare le linee guida per una diversa informazione. Sono stati ripresi i temi al centro delle linee guida per una corretta informazione Media Donna Sport, lanciato da Giulia Giornaliste e WISP lo scorso anno, alla vigilia dei campionati mondiali di calcio femminile in Francia. Ascoltiamo Silvia Garambois, presidente di Giulia Giornaliste, sulla necessità di informare con competenza di merito, scrivendo delle atlete nello stesso modo in cui si scrive degli atleti. Ci siamo rese tutte conto che qualcosa non funzionava. Non funzionava senz'altro la rappresentanza e rappresentazione delle giornaliste nei giornali. Soprattutto non ci piacevano i nostri giornali. Il linguaggio che veniva usato, la presenza delle donne, dei giovani, della realtà. Uno dei campi di lavoro su cui più siamo impegnate è proprio quello del linguaggio. Siamo partite dalla grammatica, abbiamo chiesto l'appoggio dell'Accademia della Crusca perché ci sembrava doveroso avere il massimo nel momento in cui stiamo parlando dei media, cioè a tutti, ai telespettatori, ai radioascoltatori, ai lettori. Di leadership, pratica sportiva, educazione, ricerca, media, spettatori, tifosi, orientamento sessuale, lotta all'omofobia, alla prostituzione, contrasto ad abusi e violenza sessuale, temi affrontati anche dalla Carta Europea dei Diritti delle Donne nello Sport, lanciata dall'UISP all'inizio degli anni Ottanta, ha parlato anche Emanuela Kreisset, responsabile politica di genere e diritti dell'associazione. Significa ovviamente per noi rivolgerci a tutti e a tutte e quindi parlare appunto di sport al femminile, quindi di attenzione alla pratica e alla presenza delle donne nello sport, quindi sia come praticanti ma anche come dirigenti, vedere i vari ruoli, ma anche per parlare di tematiche di genere, quindi di rivolgere la nostra attenzione anche sulla pratica sportiva per persone gay, lesbiche, trans, con le azioni che appunto abbiamo messo in atto in questi anni come WISP, come associazione di sport. È un modo ovviamente per confrontarci con richieste diverse e quindi anche di dare spazi. L'invito a non sminuire e ridurre l'impegno delle sportive arriva da Marta Pagnini, ex ginnasta e capitana della nazionale italiana di ginnastica ritmica. E quindi mi sono ritrovata anche in situazioni dove io, dopo magari i giochi olimpici, dopo aver conquistato medaglie e gare importanti, mi trovo magari a una cena a dover fare un'esibizione, dove mezze persone magari in quel momento stavano mangiando i ravioli e io, che avevo fatto le Olimpiadi, ero lì e mi esibivo per loro. Questo secondo me è molto riduttivo e questo si fa perché? Perché diamo immagine. E questo mi dispiace tanto. Le atlete italiane sono sempre di più, vincono medaglie, divertono il pubblico, stupiscono per talento e risultati, dal calcio al volley, ma troppo spesso i media le descrivono vezzeggiandole con nomignoli riduttivi o addirittura offensivi, come cicciottelle nel famoso caso delle arciere azzurre. I promotori di Media Donne Sport, che ha avuto l'adesione della Federazione Nazionale della Stampa, Usigrai, Ordine dei Giornalisti e altre associazioni come Asso Calciatori e Assist, stanno preparando una stesura più particolareggiata del manifesto, che verrà presentata alla vigilia delle Olimpiadi di Tokyo. E con questo è tutto, per notizie e aggiornamenti sul sociale www.giornaleradiosociale.it.